anno 52 avanti Cristo. Da 6 anni Gaio Giulio Cesare, prefetto delle Gallie, combatte per sottomettere completamente le province della Gallia Transalpina al nome di Roma. La feroce e ostinata resistenza dei Galli rende vani i prodigi di valore dei legionari romani, che si sacrificano e muoiono nel nome di Cesare. Cesare è stato sconfitto a Gergovia. Ora vuole altre legioni dal Senato. Cesare è fortunato ad avere amici come te, Pompeo. La fortuna può finire un giorno, Cicerone. Sono anni che Giulio Cesare si sta battendo in Gallia solo e unicamente per la sua gloria. Vittorie o sconfitte per lui sono uguali. Quello che vuole è il cuore dei soldati. Tutti i suoi legionari combattono per lui più che per Roma. Vuole il potere assoluto. Presto marcerà su Roma. Ci travolgerà tutti. Dobbiamo fermarlo. Posso contare sul tuo appoggio? Tengono in gran conto le tue parole in Senato. No, le parole, il modo con cui le dico. Domani convinceremo il Senato a richiamare Cesare. Gli daremo l'illusione del trionfo. Ma quando sarà lontano dalle sue truppe... Per il console Giulio Cesare, dal Senato. Nel nome di Roma, un messaggio per Giulio Cesare dal Senato. Passa. Essendoci a Gergovia, Vercinge Torige ha convinto tutte le tribù galliche ad allearsi con lui. Il paese è in rivolta e ad Alesia si sta raccogliendo un esercito 10 volte più numeroso del nostro. Ho già chiesto al Senato altre legioni. A Roma c'è Pompeo, Cesare. Ma ne ho assoluto bisogno. Devo attaccare di sorpresa dalla parte dei monti. Vercinge Torige non si aspetterà di vedermi calare da settentrione. Dimentichi la fortificazione fatta dai druidi.
Le spie hanno riferito che posseggono un'arma che basterà da sola a distruggerci. Forse esagerano, ma qualcosa di vero ci deve essere. I druidi sono molto sapienti e... Non l'ho dimenticato, Labieno. Ave, Cesare. Un messaggio dal Senato. Il Senato attende risposta. L'avrà. Metterò la Gallia ai suoi piedi. Labieno, scegli fra gli uomini più abili e valorosi. Va bene. Ma contro le mie daghe niente da fare. Baro, vuoi provarci con me? Se mi uccide, vendicatemi. Bravo. Sei proprio bravo o è stato un caso? Solo Giove è più veloce di lui. Comunque, hai avuto un bel coraggio a sfidare Baro. Non è vero, non sei mai stato tanto sicuro in vita tua. Non tanto. Tieni. Allenati. In gamba il ragazzo, eh? Claudio Marcello. Alla strada. Vero, Claudio? Anche voi due. Vieni anche tu. Io? No, Baro. Cesare vi vuole. Seguitemi nella sua tenda. Vuoi sapere cosa penso, Baro? Temo che dovrei affinare le dati. Dove vai tu? Vieni con me. Ho un bel mucchio di calzari da farti pulire. Valeva la pena che scappassi di casa per arruolarmi con Cesare. A Roma mio padre ha 100 schiavi che gli puliscono i calzari. Dai, cammina. Lasciami. Se Cesare ha bisogno di Claudio Marcello, vuol dire che sotto c'è qualcosa di grosso. Ah, ti muoviti. Vercingetorige possiede un'arma segreta. Voi dovete trovarla e distruggerla. Le spie non l'hanno individuata, ma sappiamo che è nascosta sui monti di Aletria. Deve essere distrutta assolutamente entro 3 giorni. Se questo è ciò che vuoi, noi lo faremo. All'alba del 4° giorno io sarò là con le mie legioni. Non voglio sorprese. L'arma costruita dai druidi non dovrà esistere più. La distruggeremo, Cesare, a costo della vita. Andate. Il destino delle legioni è nelle vostre mani. Ave, Cesare. Buona fortuna. E ne avranno bisogno. Oltre quelle siepi ci sono le prime postazioni dei Galli. Il nostro compito di scortarvi finisce qui.
vieni a vedere. Sono pattuglie formate da buoni soldati. C'è un tratto molto lungo da fare allo scoperto. Li avremo tutti addosso. Senti, se forse voi vi lanciaste da quella parte, noi dall'altra. Per Cesare e per Roma, eh? Possiamo smettere di correre. Dobbiamo ricordarci di quanto è successo. 5 romani si sono sacrificati per la nostra missione. Grazie, Castor. Il tuo piano è riuscito perfettamente. I nostri migliori amici. Finché li sentiremo, non correremo il rischio di cadere in qualche imboscata. A meno che non ci prendano alle spalle. Credo che ci stiano seguendo. Voglio battermi, voglio diventare uomo. Mi terrai con te. Qui non c'è posto per ragazzi. Da ora tu sei un uomo e la tua vita appartiene a Roma. Vedrai che non ti pentirai, Claudio. Adesso siamo in 5. Se il cespuglio non avesse deviato la mia daga, saremmo rimasti in 4. Spero non ti dispiaccia di aver sbagliato il colpo, Varo. Varo non sbaglia mai. Hai una fortuna sfacciata, ragazzo. Tieni, Valerio. Andiamo avanti. Cesare non solo ci ha chiesto l'impossibile, ma lo vuole subito. La marcia nel bosco è troppo lenta. Dobbiamo correre il rischio di camminare allo scoperto. Prendiamo di là. Siete circondati. Gettate le armi. Non vi sarà fatto alcun male. E chi ci garantisce l'immunità? Il nome di Vercingetorige e del Gran Druido.
ponte è crollato. Svelti o ci sfuggiranno. Preferisco morire che correre ancora. Ah, no. Non ci troveranno più. Il sole è già alto. Stiamo perdendo troppo tempo. Ormai sanno che non siamo qui. È inutile nascondersi. Puntiamo diritto sui monti di Alesia. Andiamo. Che succede laggiù? Andiamo a vedere. Finalmente abbiamo i cavalli. E le armi. Questa mi può servire. Ma sta fermo, vuoi tirarci addosso tutti i nemici? C'è da mangiare. E anche del vino. Del vino? Bene. Ma è acqua. Fatemi bere. Su, diamogli da bere. Dai a me. Germanico, ma che ti sei ubriacato d'acqua? Attenti, un'imboscata! Tentano di circondarci! Prenderli vivi!
meglio vivi. Quanti per un legionario? E se fosse stato Cesare? Conduceteli nelle caverne. Queste sono le loro armi. Il gran druido li sta aspettando. Da questo momento sono sotto la nostra responsabilità. Chi ha il comando tra voi? Io. Seguite. Claudio, fa qualcosa. Se ci portano là dentro non ne usciremo vivi. Taci adesso. Avessi la mia daga. Cesare non è lontano. Anche tu sei romana. Quando Cesare fu fatto console, qual era il più famoso gladiatore di Roma? Spintrius. Nella strada dei Vasai c'è un'osteria. Qual è la sua specialità? Il garum. Siamo tutti romani autentici. Sei convinta? Sì. Mi chiamo Livia. Mi hanno presa quando Cesare ha ripiegato. Ero con la famiglia di Lucio Flaminio. Tornavamo a Roma e sono la nipote. Pochi, purtroppo, sono sopravvissuti. Quello è Druso, un soldato romano. Vi hanno torturati? A me no, solo lui. Sono venuti a prenderlo 3 volte. Una notte l'ho sentito urlare. E poi lo incatenarono di nuovo. Lui non resiste al dolore. Non capisco perché ti abbiano risparmiata. Ehi, tu, seguimi. Non andare, ti uccideranno. Dopo che hanno faticato tanto per prenderci vivi? Ecco, di là. Siediti, Romano. Non sono un tuo ospite. Dipende da te, puoi diventarlo. Ma non voglio. Se risponderai alle mie domande, tu e i tuoi tornerete ad essere liberi. E ricchi.
Dimmi, perché Cesare manda 5 legionari soli in terra nemica? Qual è la vostra missione? Qual è la prossima mossa di Cesare? Non sono domande da farsi a un soldato romano. Noi druidi, lo sai, siamo maestri in torture. Conosciamo bene il corpo umano e sappiamo dove poter immergere un ferro rovente per provocare il massimo dolore. Alla fine tu o uno dei tuoi parlerà. Non sarebbe più civile evitarmi questi orrori? Credete i padroni del mondo, voi romani. Siete orgogliosi, ma ignoranti. Molto ignoranti. E testardi. Chi non accetterebbe, per esempio, 20 sacchi d'oro in cambio di poche parole? Nessuno lo saprà mai. Qual è la vostra missione? Se mi vuoi bruciare le carni, fallo. Ma non annoiarmi con le tue stupide chiacchiere. Ti pentirai di queste parole, romano. Portatelo via. Che hanno fatto queste talpe? Castori, hai pensato qualcosa? Dobbiamo fuggire di qui. Possiamo tentare. Quando? Subito. Acqua! Druso, Druso, mi senti? Non siamo più soli, loro ci aiuteranno. Preso a Gergovia. Mi hanno torturato. Volevano conoscere da me i progetti di Cesare. Come se io, semplice legionario, avessi potuto saperli. Ma loro hanno continuato. Io avrei detto 100 volte qualunque cosa se l'avessi saputa. Cesare. Roma. Solo parole. Quando i ferri roventi entrano nella carne. Germanico. Ma non crederai di poter riuscire a piegarle. Thank you.
tocca a noi. Si sono avvelenati. Apriamo. Quanti armati ci sono in questa caverna? Un centinaio. Gran Druido, i prigionieri sono scappati. Quando? Poco fa. Inseguiteli, prendeteli vivi o morti. Thank you.
caserma, presto, nasconditi. Morto vale più di uno vivo. Uno di noi deve andare in avascoperta. Gli altri lo aspetteranno qui. Bisogna evitare di essere ripresi tutti. Qualcuno deve continuare la missione. Missione? Quale missione? Qui è tanto se riusciamo a salvare la pelle. Taci. Sì, certo. Farò di più, me ne andrò per conto mio. Se fai un passo senza il mio permesso ti spezzo la schiena. Non voglio traditori io. Ma io... Claudio, c'è un'altra uscita. Nessuno di noi passerebbe da quel buco. No, è impossibile farcela. Vado io. Io ci passo. Non è cosa da ragazzi. Fammi provare, voi non potete riuscirci. Sono un soldato come voi. Va bene, va bene. Cerca l'imboccatura della grotta e vedi se i druidi ci sono ancora. Si può uscire solo di lì. E se non ce la farò? Lo sapremo dalle tue grida. Fidatevi di me. Buona fortuna. Ti aspettiamo. Per salvare una vita. Non puoi lasciare morire quel ragazzo. E voi? Anche voi ve ne starete qui al sicuro, lasciando che quei barbari lo uccidano. Valerio parlerà. Riusciranno a farlo parlare. Dirà che siamo qui. Ci farà prendere tutti. Sta zitto! Sta zitto! Non so, ha paura perché ha i nervi appesi.
Ma tu sei soltanto un vigliacco. Gli eroismi inutili non servono. Ma non servono neppure gli uomini come voi. Mi fate orrore. Fate qualche cosa per salvarlo. Vigliacco! Indietro! Se qualcuno esce di qui lo uccido con le mie mani. Voglio Valerio, un soldato di Roma. Sa come si muore. Andiamo, la via sembra libera. Incamminatevi verso Settentrione, non perdete tempo. Io vi raggiungerò tra poco. Che colpo? Ce lo mangiamo? Non ora. Dobbiamo mettere più strade che sia possibile tra noi e i druidi. Queste sono le rovine del vecchio tempio dei druidi. Fermiamoci qui.
Quando sarà scesa la notte, ripartiremo. Respira una gran pace in questo posto. Già. Questo tempio fu distrutto da Cesare. I druidi lo difesero. Fu un massacro. Prima di arrivare in Gallia, io non avevo mai visto uccidere un uomo. Avrei voluto morire io al posto di Valerio. Non voglio scusarmi. Quello che ho fatto lo farei ancora. Non puoi capire. Sì, Claudia. L'ho capito quando ti ho visto davanti a quella croce. Me l'ha dato Valerio per farla avere sua madre. Glielo porterai tu. Cerca di riposare. Non so quanta strada ci aspetti domani. C'è anche una donna. Queste ti porteranno a fondo. Senza di loro non mi sento sicuro. Difendetevi!
guardate, da quella parte! Attento! Voglio sapere dov'è la postazione costruita dai druidi per difendere Alesia. Tu ci porterai se è cara la vita. Ma che volete fare in quattro contro gli uomini di Briano? Dunque è Briano il capo della postazione. Quanti uomini la difendono? Parla o non toccherai terra vivo. Va bene, Romano. Vi ci condurrò perché so di condurvi alla morte. Siamo ancora lontani? Mezza giornata di cammino. Fermiamoci. È meglio attendere la notte qui. Questo che hai cercato di uccidermi? Scusami, non ti servo ancora. Sul fiume hai ucciso un uomo per salvarmi. Orribile. Ora sai anche tu che vuol dire scegliere tra due vite. Quella postazione per far paura a Cesare deve essere ben difesa. Io non ho alcuna intenzione di farmi ammazzare con questi fanatici. Di me ti puoi fidare. Scappiamo insieme stanotte. Noi ci salveremo la pelle e i tuoi amici non avranno noia. Ehi, Vernio, siediti. Castore, la corda, varo!
No! Non fare così! Non sarebbe accaduto se non avesse tentato di scappare. Non toccarmi, assassini! Edward, tuo fratello è morto per questa terra. Muoviamoci di qui. Se Bernie ha tentato di fuggire, vuol dire che siamo più vicini alla postazione di quello che ci ha fatto credere. Da quale parte andiamo? Dove andava lui? Di là. Aspettate, la postazione è a mezza costa, domina la piana di Alesia. La credevo più imponente. L'arma segreta deve essere là. Dobbiamo solo distruggerla. Certo, solo distruggerla. Ma prima, vedere con che cosa avremo a che fare. Ci fermeremo qui. Li osserveremo. Vedremo quanti uomini ci sono. Come dividono i turni di guardia. E prepareremo un piano. Legala. È proprio necessario. Riposatevi. Io farò il primo turno di guardia. Poi Germanico, tu e Castore nell'ordine. Non farle male. Non ho chiesto il tuo aiuto, Romano. Perché non vai a riposare? Claudio. Sì? È tutto il giorno che mi eviti. Perché? Se ti parlo... ho l'impressione di darti fastidio. È così? Livilla, domani notte partirai con Edo e con Druso verso la piana. All'alba giungerà Cesare con i suoi. Cerca di unirti a loro. Non hai altro da dirmi. Che cosa potrei offrirti? Forse l'amore di un giorno? Sì. Se un giorno è tutta una vita. Dobbiamo lasciarci senza rimpianti e senza assurde speranze. Non dire così. Ce la farai, Claudio. Devi farcela. Thank you.
La mia vita in cambio della tua, se ti lascio andare ad avvertire il tuo popolo, mi prometti che sarò salvo? Non temere, manterrò la parola. Ma questo mi serve. È morta, ma ora toccherà a voi. No, Edua, sei tu che dovrai morire. L'ho scoperta mentre faceva segnali ai galli. Io combatto per la mia gente. Fra poco gli uomini di Briano saranno qui. Ha ragione, Claudio, non merita la morte per ciò che ha fatto. Non ho paura di morire, ma deve essere proprio questo vigliacco ad uccidermi. Andiamocene, ormai la sorpresa è fallita. Non potete fare altro, non è forse così? Sì, purtroppo Druso ha ragione. Non ci resta che tentare di avvertire Cesare. Non è da te, Claudio Marcello, parlare in questo modo. Abbiamo giurato davanti a Cesare. Rispondo io davanti a Cesare. Vattene ora. Dovrei ucciderti, ma ormai non servirebbe a nulla. Va, va pure dai tuoi. Mi lasci andare? Sì, la tua morte non gioverebbe a Roma. Edua! Avrebbe parlato. Avrebbe detto quanti siamo. Nessuno di noi sarebbe riuscito a raggiungere Cesare. Non è questo che volevi, Claudio? Tu hai detto che qualcuno deve arrivare ad avvertire Cesare della missione fallita. E io... Io ho fatto... Guardate! Dividiamoci in tre gruppi, uno nel bosco, uno verso la piana, gli altri con me. Tra pochi minuti ci saranno tutti addosso. Dobbiamo avvertire Cesare. Dividendoci potremo seguire due strade. Druso e Germanico, voi scenderete nella piana. Gli altri con me, riprenderemo la strada dei monti. Scendere nella piana con quelli a cavallo che ci danno la caccia? Ma questa è una condanna a morte, è un vero suicidio. E se credete che io... Ma lui ci penso io. Vieni, non rinuncerò all'impresa. Forse i segnali di Edua ed anche la vigliaccheria di Druso
saranno più utili che dannosi. Gastoli, avanti! Vieni! Presto, ho fatto come mi hai detto, Claudio. Bene. Stanno scendendo verso la pianura. Inseguiamoli. Se ne vanno. Claudio ci ha sacrificati per salvarsi la pelle, vigliacco! Salvati! Va via! Uccidermi. Cesare sta per arrivare. Non uccidermi. Ti dirò tutto. Parla. Dovevamo sorprendere la postazione e distruggere l'arma segreta dei druidi. Domani all'alba Cesare attaccherà Alesia. Ma ormai eravamo stati scoperti e cercavamo di avvisare Cesare. Ma Cesare non sarà avvisato. Lasceremo che i romani si inoltrino nella piana e li annienteremo in un mare di fuoco. Tu sei semplicemente un vigliacco. Scappa prima che ti schiacci. Scappa! Oh!
potresti far nulla qui. Vai di Cesare che tenteremo fino all'ultimo. Claudio, qualunque cosa accada, ti amerò sempre. L'arma, qualunque sia, deve essere lì. Io e Castore ci caleremo dall'alto. Tu, Barra, tenderai l'alba. Poi attirerai su di te l'attenzione dei galli. Vieni. Resisti più che puoi. Buona fortuna. Che cos'è? Mai vista una cosa simile. Fine per Cesare. Proviamo con questa. Basta allentare un anello. La catena si spezzerà quando si attiva. È inutile. Proviamo insieme.
farlo parlare. Al colpo, amico. Cercate dappertutto, non poteva essere solo. Raddoppiate anche la guardia, non voglio più sorprese. Nasconditi di sotto, affrontiamoli insieme. No, nessuno di noi riuscirà a sopravvivere, ma bisogna che uno resti per assicurarsi che le catene si spezzino e che la catapulta non funzioni. Allora sei tu che devi rimanere. Piacere trovare uno che sappia battere. Aspetteremo che i romani siano schierati per la battaglia e li colpiremo alle spalle. Non deve salvarsi nessuno. Tira su!
Fuoco alla pece! Per Cesare è giunta la sua ultima ora. Fate presto! Dunque il segreto di Vercingetorige? Con altri lanci come questo ci toglieranno ogni possibilità di ritirata. Una ragione di più per andare avanti. Accendete! Thank you.
Cesare, ti ho mandato un messaggio per mezzo di una donna. L'hai veduta? Come sta? Ti attende, Claudio. Claudio! Claudio! Livilla. Ora noi prenderemo d'assedio Alesia. Tu invece partirai per Roma con un mio messaggio per il Senato. Claudio! Tu e la tua donna la sposerai nel tempio della Dea Roma.